charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Buonasera. Grande il successo di Filippo Neviani, il nostro concittadino NEC, alla prima del Festival di Sanremo. Tantissimi i sassolesi che hanno seguito alla televisione la sua performance della canzone Fatti avanti amore. La fase finale della kermesse si terrà questo weekend. L'associazione Per Vincere Domani propone una vendita di cioccolatini e pensieri per raccogliere fondi in occasione di San Valentino. Sabato il banchetto sarà in via Battisti. Il ricavato verrà devoluto ai servizi gratuiti che sostengono i pazienti oncologici del Day Hospital del nostro ospedale. Fa parte del gruppo Martinelli la neosocietà EMA Rimpianti, specializzata nella progettazione e fornitura di attrezzature per la gestione di materie prime e polveri ceramiche. La fornitura consisterà in tecnologie per lo stoccaggio, il trasporto, il dosaggio e la miscelazione. Il direttore generale è Erminio Guiducci, in passato direttore commerciale e marketing per LB Officine Meccaniche e direttore di business per Intesa, società del gruppo SACMI. Passiamo allo sport. Allenamento a porte chiuse sul sintetico di Fiorano questo pomeriggio per il Sassuolo in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. Ascoltiamo le parole che il centrocampista neroverde Matteo Brighi ha rilasciato ai nostri microfoni. Loro forse hanno qualche giocatore più forte, con tanti anni che sono abituati a fare questo campionato, a stare in queste posizioni. Noi lo affrontiamo con l'entusiasmo e con la consapevolezza di poter far bene, guardandoci insomma le giornate passate da inizio campionato. Sarà una bella partita e speriamo di riuscire della nostra. I 40 punti che erano l'obiettivo di inizio stagione, e fare il prima possibile, perché abbiamo già visto che ogni volta che pensiamo di poter fare qualcosa in più poi sbagliamo partita o lasciamo punti per strada. Paradossalmente forse abbiamo raccolto anche meno di quello che avevamo dato sul campo, quindi abbiamo altre partite per poter raccogliere. Ci è mancato qualcosa, ripeto, forse abbiamo lasciato qualche punto per strada e siamo qui già da sabato per riprenderli. Stiamo bene, io penso che la partita di Sergio di domenica sia quella che fotografa un po' la situazione. Ha fatto una gran partita, nonostante magari non sia tutte le domeniche chiamato in causa. Quindi come lo fa lui lo facciamo in tanti e speriamo insomma da qui alla fine di tornare tutti utili. Quando siamo arrivati a gennaio l'anno scorso la situazione magari era quella di dare una mano e riuscire a salvarci, ci siamo riusciti. Quest'anno siamo partiti per fare il nostro campionato, lo stiamo facendo e quindi penso che la squadra sia così come è stata allestita, sta rispondendo bene. Matteo, rispetto alla gara d'andata, che partita ti aspetti? Beh, erano le prime partite, quindi anche noi dovevamo magari trovare l'assetto giusto, venivamo da qualche prestazione così così, adesso abbiamo ottenuto continuità, quella che hanno ottenuto anche loro nell'ultimo periodo, quindi penso sia una bella, venga fuori una bella partita e poi sarà a noi insomma metterci tutto per riuscire a portarla a casa. Da un punto di vista tattico, senza Cuadrado, com'è cambiata secondo te la Fiorentina? Beh, le ultime hanno giocato con Diamanti dietro magari la punta, quindi sarà un giocatore che sicuramente sa trovare i suoi spazi magari anche più a spasso per il campo, quindi bisognerà avere un occhio di riguardo per lui, però penso che l'assetto loro sia quello di una squadra che vuole sempre giocare e che fa del palleggio magari l'arma in più, quindi penso che già da martedì stiamo provando le contromosse e speriamo di riuscirle a trovare. Sul tuo stato totale di forma possiamo dire che quello di questo momento è il migliore di tutta la stagione? Diciamo, la fortuna di chi anche arriva alla metà è quella di riuscirsi a allenare con costanza senza avere problemi. Quest'anno per fortuna ci sto riuscendo, quindi quando sono chiamato in causa cerco di dare il mio contributo e fino adesso, ripeto, come tutti è stato così. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.
lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.